Pensate. Auto che si guidano da sole, elettrodomestici che comunicano tra loro, monitoraggio sismico degli edifici, droni che consentono di capire quando è ora di irrigare un campo. Sono solo alcuni esempi dell'Internet of Things, la rete di quinta generazione che promette di rivoluzionare le nostre abitudini e le nostre città. In America è già attiva e in Italia antenne 5G sperimentali sono state già installate a Milano, Torino, Prato, L'Aquila, Matera e Bari. La tecnologia 5G aprirà nuovi spazi e nuove possibilità per tutta la popolazione del mondo. Qui all'Aquila, nel centro innovazione e ricerca di ZTE, multinazionale cinese che produce cellulari e infrastrutture per le telecomunicazioni, ne è stata accesa una grazie al progetto che l'azienda ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con l'Università dell'Aquila, Wind 3 e Enel Open Fiber. Uno dei casi di utilizzo è quello della supervisione della situazione statica delle infrastrutture. Cioè, quindi fate monitoraggio sismico degli edifici attraverso il 5G. Il 5G consente di raccogliere una quantità innumerevole di dati con due funzionalità. Uno, quello di stabilire qual è la situazione statica dell'infrastruttura, e l'altra quella di abilitare tutta una serie di servizi, evento sismico e blocco dell'erogazione dell'energia elettrica piuttosto del gas. Il 5G si propaga attraverso onde millimetriche che viaggiano su frequenze ancora poco utilizzate e che permettono di garantire più banda a tutti gli utenti. Le onde millimetriche però non riescono a oltrepassare i muri di un palazzo e tendono ad essere assorbite dalle piante e dalla pioggia. Per non perdere mai il segnale, dovranno essere installate molte più antenne e a una distanza più ravvicinata, installate su stazioni base che avranno fino anche a 100 porte. L'antenna 5G funzionerà come un semaforo: anziché irradiare a 180 gradi, invierà il segnale preciso all'utente, evitando interferenze e la dispersione di campo. Nel 2022 le nostre città si trasformeranno in smart cities, ovunque connesse e soprattutto tappezzate di antenne come questa. Più o meno quante più antenne? Beh, previsionalmente potrebbe essere il triplo. Il triplo, quindi sì. Se oggi a Roma ne abbiamo 3.500? 10.000. Sì. Credo che il 5G nel 2022 lo avremo in tutte le nostre case e città. Avete mai studiato questa nuova tecnologia e l'impatto sulla salute umana? Vogliamo essere sicuri che non stiamo guadagnando soldi mettendo a rischio la salute della popolazione. So che stanno portando avanti ricerche e studi di ogni tipo. Traccia di tutti questi studi di cui parla l'amministratore delegato di Wind 3 non ce ne sono. Lo scorso anno 180 scienziati indipendenti di tutto il mondo hanno firmato un appello per chiedere alle istituzioni europee di bloccare il 5G in attesa di capire se si corrono rischi per la salute. Lo ha firmato anche lo svedese Lennart Tardel. Quanti studi sono stati fatti sul 5G? Credo 3 all'incirca. Le poche ricerche che sono state fatte indicano che le terminazioni nervose sulla pelle sono molto ricettive a questo tipo di radiazioni. Il 5G non penetra molto in profondità nel corpo. Verrà assorbito molto dalla pelle. Ma niente di tutto questo è stato studiato approfonditamente. Certe ricadute le devi valutare prima che piazzino le antenne, perché poi...